curiosità è la Pescara Targato Baldini, debutta a Terni, spinto da 539 tifosi, formazione già svelata nella conferenza pre-gara, davanti Bentivegna e Cangiano, supporto di Vergani, a centrocampo Tugnov sarà tra i migliori, i nuovi Mulè e Lonardi, appena arrivati cominciano la panchina ternana schierata secondo i canoni del 4-2-4, Carboni e Ciccerelli esterni, al centro dell'attacco il tandem Ferrante Rovaglia, l'arbitro del match, il signor Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, è un Pescara molto organizzato e attento, c'è questo tentativo di Vergani su cross basso, forte, teso di Pierozzi, riesce a deviare il pallone che poi si spegne a fondo campo, il tentativo di Tugnov deviato da un giocatore della Ternana, segnatamente dall'ex, il capitano Capuano, e poi sul versante opposto il cross di Cassasola e la rispinta a pugni chiusi di Plizzari, altro ex della partita, aveva cominciato giovanissimo a 17 anni in B nel la Ternana in prestito dal Milan, stagione 2017-18. Ancora Tugnov, siamo al trentesimo, prova dalla lunga distanza a sorprendere il portiere Dennis Franchi, classe 2002, al debutto tra i professionisti. Lo scorso anno Franchi era il terzo portiere della Ternana. Poi 32esimo minuto, c'è questo tentativo fuori misura del numero 32 Carboni, un giocatore interessante, anzi si trattava di Rovaglia per essere ancora più precisi, ex Juve Stabia di proprietà lo scorso anno della Ternana in prestito. Altro tentativo dalla lunga distanza di Tugnov, siamo al 40esimo, nel primo tempo non succede granché fino al 41esimo, questo tiro tutt'altro che irresistibile di Bentivegna, la frittata è clamorosa da parte di Franchi, un infortunio davvero incredibile quello dell'estremo difensore della Ternana, il primo gol in campionato per Bentivegna, guardate insomma un gol regalato, una vera e propria papera, ma il Pescara sblocca il punteggio, poi ci prova D'Agasso, c'è la posizione di offside, se non vado errato di Vergani, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore della Ternana. Il secondo tempo il Pescara gioca con un piglio diverso, qui però c'è il pareggio della Ternana che viene realizzato da Carboni, maglia numero 32, dopo una torre del neo entrato Romeo, il cross di Cassasola, il tiro deviato da parte di Carboni, classe ricordiamo 2004 in prestito dal Cagliari, deviazione che mette fuori causa il portiere Plizzari, ma la reazione è decisa, immediata, dopo due minuti il gol del 2-1 che viene firmato da D'Agasso, ispirato magistralmente da Tugnov, tra i migliori di questa partita D'Agasso, il primo gol in campionato, in questo campionato con la maglia del Pescara, il secondo in totale, lo scorso anno aveva segnato contro l'Olbia, il 4-0 l'Adriatico Giovanni Cornacchia, splendido il pallone di Tugnov, Tugnov dalla bandierina, l'inserimento perfetto di Pellacani, anche lì tra i migliori, riesce a scheggiare con questo inserimento di testa, il palo esterno della porta difesa da Franchi, siamo al 91esimo, ci prova Ferrante che insomma non ha avuto grandi possibilità, entra anche Alfredo Donnarumma, di fatto un ex, 7 giorni in ritiro nel 2014, anzi del 2015 a Pizzoferrato, e poi la cessione alla Salernitana finisce dopo 6 minuti di recupero a Terni, Pescara batte Ternana 2-1, comincia con il piede giusto la squadra di Silvio Baldini.